Buonasera, rieccoci. È un po' prima del solito, però insomma, mi sono fermata con i kit, ho detto o lo faccio adesso o mi addormento qui seduta stante, quindi andiamo live, vediamo se c'è qualcuno, anche a questo orario un pochino infelice, un pochino prima del solito, vediamo se c'è qualcuno. Live sono live perché mi vedo. Ho il computer appoggiato qui, chissà, forse in realtà ho, voilà. Ho il microfono coperto, vediamo insomma quando arrivate così mi dite se si vede, non si vede, se si sente più che altro. Buonasera, eccoci qui. Girato la boa di metà dei kit. Buonasera, eccovi. Siamo qua. Buonasera. Così vi aggiorno anche un po' su questa settimana di passione rispetto agli arrivi, preordini e quant'altro. Insomma, adesso cerco di darvi qualche aggiornamento. Buonasera, eccovi qua. Aspettate che mi chiudo qui perché Vuria mai che no, qui tanto senza audio. Vuria mai che mi faccio da eco. Buonasera. Allora, siamo arrivati a più di metà dei kit smistati, degli abbonamenti smistati. Mi rimangono questi. Potremmo quasi addirittura pensare di finirli per venerdì, chi lo sa, dipende un po' come va il resto della settimana, insomma, vediamo. Però secondo me all'inizio della prossima avremo finito, così poi siamo liberi per gli altri smistamenti. Ecco, diamo le giuste priorità. Buonasera, ben arrivati. Allora, ciao Sara, è arrivato il tuo pacco, adesso lo apro come coccola prima di andare via. Buonasera, in realtà dobbiamo ancora aspettare la tipografia perché forse mi porta delle, le carte per le fustelle, forse, chi lo sa, vediamo. Buonasera, ben arrivati, abbiamo fatto qualche giorno di pausa, insomma, visto giornate migliori, però insomma, mi segui col Covid? No, spero che tu non stia male, Simonetta. Mannaggia. Mannaggia, c'è un sacco di gente malata purtroppo ancora, però quantomeno non è più così virulento. Sì, dopo lo apro così mi faccio una coccola stasera, ne abbiamo bisogno. Buonasera, ben arrivati. Oggi non ho neanche il caffè, ma ho talmente sonno che secondo me adesso come ne vado di là mi addormento sul divano in tempo zero. Buonasera, non so se sono arrivate le notifiche a me, ho provato a guardare adesso anche qui da computer, no, però vabbè, confido che prima o poi qualcuno arriverà. Eccoci, allora, dunque, settimana piuttosto densa. Febbre ed emicrania, oh mamma mia, mi spiace, una mezza schifezza, capisco. Allora, vi facciamo un riassunto. Stasera Coppia Creativa presenta la nuova release. Abbiamo già visto alcune cosine che sono veramente deliziose. Ci ha detto che la data per i preordini sarà comunque il 15, quindi segnatela sul calendario. Il 15 pubblicheremo il preordine e inizieranno a spedire da dopo il 20, quindi in realtà nella settimana, quindi l'ultima settimana di settembre dovremmo prova il burro e le palline. Adesso poi apro. Allora, quindi dal 15 potremmo pubblicare il preordine della coppia creativa e quindi quello è uno. Il Bottalico presenta il 14 e io ho già fatto un ordine domenica, quindi in realtà spero di avere già le cose in casa per il 14 è mercoledì e domani, quindi per giovedì ho un po' perso la cognizione del tempo, già non è che ce l'avessi proprio un granché definita prima, però vabbè. Cosa volevo dire? Spero di avere già in casa alcune cose. Io ho fatto un primo ordine che sono praticamente certa dovremmo riassortire la mattina dopo il suo live di presentazione, però non sapendo bene come orientarmi, ho iniziato a fare un primo ordine. La release è molto bella, quindi le palline con il Gavis, può essere il Gavis, non manca mai, ecco, volevo dirvi. Allora, Bottalico dovremmo, spero, già avere le cose in casa, ancora non hanno spedito, però generalmente insomma ci mettono un giorno, quindi se spediscono domani per giovedì dovremmo avere tutto qui.
Moda Scrap presenta il 15, che è giovedì, giusto? Giusto. Sto facendo un po' di confusione con le giornate, portate pazienza. E credo che sarà un preordine, non abbiamo ancora ricevuto però le informazioni, però insomma, da quel che ho capito, comunque dovremmo fare un preordine. Il buono magico non vale per i preordini, no? Quindi non potrete usarlo per la copia creativa e per Moda Scrap. Per Tommaso sì, perché tendenzialmente dovremmo già avere in casa parte degli articoli e non sarà necessario fare preordini. Poi, non è finita. Florilege collezione Arizona, collezione autunnale. Abbiamo già ordinato una serie di cose, non hanno ancora spedito. La data di release è il 15. Spero di avere tutto in casa per il 15, se no potrebbe essere il 16 e quindi sarà un weekend assolutamente intenso. Poi abbiamo Mama Elephant ce l'abbiamo già in casa, la nuova release la possiamo pubblicare il 15, però quella c'è già, quindi siamo tranquilli, quella c'è e ve la presenteremo il 15. Lora by Lora ha avuto talmente tanti ordini che si vede costretta a rimandare il lancio della collezione al 16, alle 10 di mattina, di modo da sperare di riuscire a garantire a praticamente tutti i negozi di avere già tutto in casa per la data di release. Speriamo. Ho ordinato tutto anche lì. Abbey Studio non hanno ancora spedito, e quindi boh, arriverà. Cos'altro abbiamo in viaggio? Dunque, Spellbinder si è arrivato. Un solo punto fisso, giovedì inizia la scuola. Ognuno ha i propri punti fissi, i propri cardini. No. Allora, sarà una giornata intensa, sarà una settimana intensa. Spero di riuscire a tener botta rispetto alla scaletta che abbiamo dato. Se riusciamo ad avere in casa le cose per il giorno della release, sarebbe molto carino. Con l'andazzo delle spedizioni non è detto. Impronte d'autore ho fatto l'ordine il giorno in cui hanno reso disponibili le cose perché mi ero persa il loro preordine e dovrebbe arrivare, magari già ce la potrebbe già anche fare per fine settimana. Perché c'è anche impronte d'autore. Ci sono poi le nostre fustelle in preordine, le Basic e la Bara, che però arriveranno intorno al 24, quindi quelli mi danno un pochino di tempo in più, un briciolino. Però il resto, insomma, è piuttosto schioppettante come ritmo, ecco. Ma reggeremo botta. Abbiamo iniziato a smistare i kit con una settimana di anticipo, gli abbonamenti e i kit, proprio per far fronte a questo, credo, grosso volume di smistamenti e di ordini che avremo da gestire nelle prossime giornate. Quindi, insomma, siamo già più o meno a metà, un po' oltre la metà in realtà, perché ci sono circa 250 abbonamenti ancora da smistare e noi ne abbiamo su 530. Quindi, insomma, abbiamo fatto, più di metà. Che in 2 giorni è tantissimo, però stiamo cercando di lavorare il più in fretta possibile proprio per poi non ingolfarci troppo dopo. Sono arrivati 2 ordini di Spellbinders praticamente insieme. Adesso vi faccio vedere cosa è arrivato. Sono tutte molto carine queste cose. Spero di riuscire a giocare con qualcuna di queste. Chissà se ho dimenticato di dirvi qualcosa che sta arrivando. Potrebbe essere, sono un po' stordita in questi giorni, più del solito, lo dico spesso. 50-51 doppioni. Mi fai concorrenza con i camaleonti? Vuoi battere il record di richiesta resi? Fai richiesta del reso se hai ordinato. 51 camaleonti è difficile di batterlo. Però ho chiesto all'uomo del sito la possibilità di evidenziare qualcosa. I prodotti già ordinati, stiamo studiando una soluzione che non inchiodi la navigabilità del sito, cioè la stanno studiando. Non sto andando in ordine di lettera. I timbri li ho riordinati, ma da loro sono sold out i timbri della cassetta della posta e li ho ordinati da un distributore. Appena arrivano, me li mandano. Quante clipboard di Vicky? No, nei tuoi ordini? No, non ci ho fatto caso perché facendo tanti ordini in fila non sempre ci rendiamo conto. Poi magari li facciamo, sono persone diverse. Verso il 24, Isabella. Il mio Natale vintage spero intorno a metà ottobre. Sto cercando di dirle le cose, altrimenti. Diventa difficile perché altrimenti diventa difficile. Le cover, sì, Vania, sono un grosso problema. Gli inserti di Spellbinders perché le immagini sono tutte uguali.
Sta nella sfera di Tommaso. Non ho adesso, non ho sott'occhio le dimensioni della sfera di Tommaso, quindi non so dirti. Sono abbastanza altini, nel senso che saranno, cioè, tipo il fantasmino è alto così. Adesso poi la prendiamo e vediamo un attimo. Hanno spesso e volentieri le stesse immagini che riutilizzano per più prodotti e fanno vedere in queste immagini progetti realizzati con più prodotti e quindi a volte è confuso. Bisogna leggere il titolo e purtroppo a tutti come gadget, se no, il nuovo gadget sarà quello, sì. Due fondi. Noi copiamo ed incolliamo ciò che e usiamo le foto ufficiali e le finzioni ufficiali dei siti dei produttori, dei brand, però stiamo avendo, vi confesso, grosse difficoltà anche noi nello smistamento e nella gestione degli ordini perché alcuni prodotti hanno veramente la stessa immagine, cioè molto difficilmente distinguibile. Quindi se ci scappa una volta che non controlliamo il codice è un disastro. Ma è già successo perché nella fretta di fare ordini uno da riconoscimento, non si può fare, non si può mettersi. No. Allora, la mia vintage spero intorno a metà, al 20 di ottobre, diamoci un pochino di tempo, mentre Halloween i primissimi di ottobre, così insomma lasciamo passare questo, lasciamo fare il giro alle carte per tutti e poi lasciamo passare tutte queste uscite, così riuscite a farlo stare. Sì, quella è l'alternativa furba, Samantha. Quando facciamo gli ordini Spellbinders con le novità è sempre drammatico perché è un continuo. Io sono molto contenta di come è venuta. Adesso qua ho la prova della copertina. Mi piace molto. Voilà. Spero che piacerà anche ai non amanti del marrone perché come mi hanno fatto notare è ruggine. Non è proprio esattamente marrone marrone, è proprio bello, non so, mi piace tanto. Aspettiamo solo un attimo, diamoci un secondo di respiro. Alcune hanno, tipo quello dello slittino e quello con le scritte hanno lo stesso identico inserto. Ansia da problemi d'ordine. Quando cominciamo a dire, ma Elisa, qui ce ne sono due, il sistema dice che dovrebbe essercene una, che cosa avremmo potuto confonderla? Perché poi i ragionamenti sono quelli e quindi parti a ricontrollare a ritroso tutti gli ordini che hanno quel prodotto lì. Disastro. Il sistema nervoso è un disastro. Anche quella della scritta, ce ne sono diverse per cui in realtà c'è questa problematica. Anche a me Isabella piacciono tantissimo, è un po' un ritorno alle origini e mi piace proprio tanto, cioè, mi piacciono tantissimo anche le carte, come sono venute, sono neutre, sono molto, molto eleganti, abbiamo i cicciotti che svaccano, sono dei gemelli d'altro canto, no? Ruggine è parente del marrone, certo che è parente del marrone, Bencivigni, faccio il solito, ovvio, però è bellissimo, è cioccolato. Che emboss. In realtà non credo che sia un problema di spessori, ma ora credo che tu metta male gli spessori, perché gli embossing folder sono fatti generalmente tutti con lo stesso spessore. Quelli che cambiano sono solo quelli 3D, che hanno uno spessore tale per cui hanno necessità di, cioè sostituiscono uno dei piatti. Gli altri tendenzialmente hanno tutti lo stesso spessore. Io non ho mai avuto in realtà difficoltà, quindi credo solo che sia un problema degli spessori del sandwich che tu fai. Non credo proprio che c'entri il tipo di embossing folder. Non usare magari inizialmente quelli 3D perché se uno non ha l'accortezza di sostituire il piatto diventa un pochino più problematico. È parente del rosso, brava! Donato, bravo! Parente del rosso, in realtà. Allora, dunque, per la collezione vintage vi chiamerò a raccolta non appena mi arrivano i campioni. Mi sono arrivati i campioni dei tre timbri in realtà che vorrei fare, ma credo uno di averlo già segato perché sennò diventa troppo. Quando arriveranno le fustelle decidiamo un attimo insieme perché ci sono un po' troppe cose cioè a qualcosa bisogna rinunciare perché non è possibile fare tutto. Cioè, diventa ingestibile. Però non credo che potremmo rinunciare ai timbri, che
che sono quei timbri che ci permetteranno di fare delle card, dei progetti anche senza la capacità di colorare. Di Frankenstein ho fatto il doodle pop. Manuela, non ho resistito, questi occhioni. Aspettate che il timbro ve lo faccio vedere, spoileriamo, quello ce l'ho. Mi metto via, ma allora questo sarebbe il timbro che ci permette di fare card, decorazioni e tag senza bisogno di colorare. Questi sono elementi che si ritrovano ovviamente nella collezione. E questa avrebbe la sua fustellina. E poi cosa? Ah, avevo pensato anche all'alfabeto, ragazze, ma troppe cose, anche alle targhette vintage, troppe cose. No, non potremmo fare tutto. Ci sono le strip, queste sono sbagliate, nel senso che ho mandato per errore la versione precedente, quella definitiva. Ma adesso la mettiamo a posto. La foil in plate avrà quello giusto, anche il campione, poi lo ordinerò con quelle giuste, I promise. E questi sarebbero i fiocchi, ma questi magari li facciamo uscire dopo. Di questi ho fatto sia la foil in plate che il timbro. Ma vediamo. Questi possono andare bene anche col calendario dell'avvento, quindi un pochino più in là. Ecco, diamoci respiro. Per noi che siamo impediti a colorare, prendiamo uno dei marroni dei VersaFine Clair, no? Tipo il pine con il fallen leaves, ma anche il seppia, se vi piace. Della VersaFine normale. Sono belle anche extra collezione. Sì, avevo sì, potrei pot Veronica, potresti avermi dato un'idea meravigliosa, facciamo uscire tra un pochino. Siete peggio di me, fantastico. Per quello che decideremo insieme. I fiocchi saranno anche una foil in plate, o almeno ho fatto fare il campione di una foil in plate, poi vediamo. Vediamo, perché questo sarà un fine anno strano, ci sono miliardi di uscite, quindi insomma. Sicuramente penso che rinunceremo all'alfabeto, che è quello vintage, che era stato pensato per scrivere dentro le targhette, però cioè, a qualcosa bisogna rinunciare, cioè, nel senso, per forza. Non si può diversamente, però i timbri non vorrei rinunciare alla plancetta 5 perché sono appunto estremamente versatili, li possiamo usare senza bisogno di colorare, embossati sono bellissimi, basta un colore neutro, anche il grigio della VersaFine Clair, che si chiama il Morning Mist, vi dà quell'effetto stampa antica che con questo tipo di disegno, di grafica è bellissimo, quindi insomma, è perché sennò poi per il bundle bisogna contattare una finanziaria. Clicca qui per pagare con PayPal, clicca qui per pagare direttamente. L'alfabeto, tu dici che va sempre bene, è molto vintage ed è molto classico. Questi sono campioni, Rosaria. Poi delibereremo. Anche un bel verde, sì? Sì. Io credo che i colori migliori per quel tipo di, per quella plancetta di timbri saranno i VersaFine Clair, perché nella versione media abbiamo sia la versione più scura che la versione media, che sono comunque abbastanza vintage. Anche il giallo che c'è, scuro, è molto bello. Immaginateveli nel Chianti. Meraviglioso. Extra collezione, sì. Clicca qui. Hai un rene che t'avanza? Un pezzetto, un lobo di fegato. Anche a me il marrone piace tantissimo. Super Enalotto, esatto, no, ma ci piacerebbe anche a me, non gioco mai, però sì, se vincessi Super Enalotto farei delle release enormi, ancora più grandi. Adesso arriveranno la fustella dei timbri da colorare, ho fatto fare la fustella per le targhette, che in realtà però si potrebbero anche tagliare a mano, ho fatto fare la foil in plate delle targhette, perché questa cosa del foil ci ha preso male, la foil in plate delle strips, la foil in plate dei fiocchi. E poi ci sarà una scatolina. La scatolina è venuta un po' più cara di quello che avevo in mente, potrei pensare di togliere le mattature, vediamo. Vediamo una volta che ce l'ho in casa, la proviamo insieme e poi vediamo. Vediamo, bisognerà optare per delle scelte a un certo punto. Un biglietto della lotteria, quest'anno lo compro, giuro, giuro in giuretta.
hanno chiuso il tabacchi dove vado di solito a fare la spesa, quindi non so esattamente, dovrò uscire oltre i miei soliti confini, andare oltre la terra di mezzo e avventurarmi. Allora, intanto qui mi arrivano le notifiche delle ricette, ma tanto non ho tempo di cucinare, quindi cosa vogliamo fare? Dunque, non oggi perché ho il tavolo impegnato, ma poi vi faccio vedere un esempio di kit. Il kit deluxe, il kit basic e il kit baby. Li stiamo già spedendo, qualcuno li ha già ricevuti, le carte ve le ho già fatte vedere un pochino, vi ho fatto vedere tutto, forse mancavano i timbri. Portate pazienza, ma con gli eventi della scorsa settimana non sono esattamente riuscita a stare al passo, mi porto in navigato. Io sono un filo abitudinaria. Ricordo che quando uno degli ultimi anni, non so se l'ultimo anno o l'anno ancora prima che sono andata al Creativation con Miranda, poca vita sociale, quindi albergo Creativation, Creativation albergo, tappa da Starbucks se non andavamo in quello attaccato al Creativation a Phoenix. E una volta, guardando oltre un incrocio mentre eravamo fermi, le ho detto: Miranda, chissà che cosa c'è di là oltre quello. L'offerta dei bundle dura fino a quando arrivano i prodotti, quindi quando poi avremo in casa le fustelle non saranno più attivi i bundle. Quindi in realtà mi hanno dato come data prevista circa il 24, 23, 24, ma vi avviso quando stanno per arrivare, non vi preoccupate. Arriveranno insieme alla fustellina della bara, invece mi deve arrivare di nuovo la fustella dell'addon, della scatolina della Befana modificata, spero di riuscire ad averla in tempo per Halloween. Perché stiamo andando un po' in là coi tempi, c'è stata una festività che ha, in Cina, che ha fatto chiudere per qualche giorno i fornitori, quindi siamo un pochino in ritardo. Persa al di là. Mystery con i miei kit? No, non se ne faranno mystery con i kit, non avrebbe molto senso, i kit sono fatti per gli abbonati e rimarranno per gli abbonati. Le mystery sono pensate, progettate, sono pensate per mettere in sconto dei materiali che sono di fine serie, che magari sono qui da parecchio tempo e che magari non sono più particolarmente in vista e quindi vengono messi nelle mystery. Per ora non abbiamo mai fatto mystery con i nostri prodotti, non ha ancora tanto senso perché è ancora tutto abbastanza nuovo e quindi per ora no, sicuramente non con i kit, chissà cosa c'è di là, sì. Ma Maria Rosaria, fanno poche feste ma quando le fanno serie? No Sara, arrivano verso il 24, mi hanno dato come, dovrebbero spedire intorno al 19 e dovrebbero arrivare intorno al 24, indicativamente, chiaramente. Domani o dopodomani, chissà se arriveranno, o fermi in Inghilterra i die cut della collezione di Halloween. Sono live, sì, bisogna ricominciare da qualche parte. E oggi è il 13, sono un pochino sfasata. Domani ci spediscono gli abbellimenti di Halloween, puffy, sticker, washi non li ho fatti, i due layered stickers, e le carte dovrebbero consegnarci il 23, quindi per i primissimi di ottobre, il primo di ottobre potremmo presentare Halloween. Adesso vado a comprarmi un'altra maglia per Halloween. No, il telefono, questa sarà la tipografia che vuole passare a portarci le... o che mi dice di andarla a prendere, vediamo. Stai svuotando l'armadio, quando poi vuoi venire a svuotare anche il mio? I retiring, sono proprio pochi e diventa difficile fare le mystery al momento, però vediamo, più in là. Avevo questi voli pindarici di fantasia per cui volevo fare delle mystery tematiche, tipo tutto l'occorrente per fare un piccolo mini, per fare un bind, vediamo, bisognerebbe avere giornate da 95 ore, sì, adesso non ce le ho, non ancora, chissà, un giratempo. Tra poco vi porto a vedere lo scatolotto di Spellbinders, così vi faccio vedere le cose nuove. Natale vintage spero verso metà ottobre, 15-20 ottobre. Dovrebbero tra l'altro arrivarmi a breve. Allora, vi ragguaglio. Un video guida al decluttering. Io ogni tanto ci provo, poi mi guardo intorno e dico vabbè. Not today. E vi ragguaglio.
ho chiesto di fare dei campioni, dei binder per il calendario dell'avvento. Questi binder saranno in preordine e a questo punto penso che li metterò in preordine un po' prima con insieme il calendario dell'avvento, perché le grafiche sono pronte, dovrebbero farmi una prova di stampa abbastanza definitiva perché ho corretto le ultime cose nel weekend, un pochino prima, perché così i binder li ordiniamo abbastanza giusti. Vi dico questo perché in realtà su questo binder c'è la scritta 2022, quindi ovviamente non saranno facilmente poi vendibili dopo, quindi non sarà una limited edition, nel senso che ne faccio uscire un pochino di più, però una volta finiti quelli non ne faremo altre, usciranno insieme, se mi piaceranno come vengono, ma penso proprio di sì, insieme allo stesso binder che avete già comprato per i cicciotti, in versione nera e bianca, che quelli saranno insomma ricorrenti, come se ci piaceranno, insomma saranno quegli articoli ricorrenti basic che rimarranno in negozio, che magari aggiungeremo anche qualche colore. E quindi quelli magari li mettiamo in preordine un pochino prima, di modo da consentire a tutti di poterli prenotare. Stessa cosa per il calendario dell'avvento. E poi cos'altro? No, questo dovevo dirvi. Hai riconsegnato la gattina, amore. Hai prenotato i cuccioli? Giuse ha trovato una gattina di cui per fortuna hanno ritrovato i proprietari, una gattina incinta. Eccoci. Allora, cos'altro vi stavo dicendo del calendario dell'avvento? Che quello sarà in preordine, appena mi arriva il campione del quadernone, del binder, vediamo. Se poi funziona, magari faccio fare anche una misura di binder A4, una misura di binder 12x12, che potrebbero servirci per il prossimo anno, per i My Twill Tales. Che dite? Anche lì sto studiando, sono in questi giorni non esattamente tantissimo, però insomma stiamo ragionando su come farli. Ogni Biz non ha ancora spedito l'ordine, però dovrebbero spedire. Per ora non li ho ancora fatti, però se funziona, ne faremo per i My Twill Tales, anche questi li farò inizialmente con preordine, li faremo in misura A4, quindi 8,5 per 11 pollici e in misura 12x12. L'hai annullato, ma questa è una cosa che sta capitando frequentemente. Evidentemente lo fate sicuramente senza accorgervene, perché poi quando me ne chiedete nota nessuno lo sa. Quindi, però probabilmente quando chiudete l'ordine cliccate inavvertitamente sull'annulla, che è ancora possibile quando l'ordine è in sospeso, vale a dire che voi l'avete pagato, inviato o comunque inviato e noi non abbiamo ancora lavorato. I binder sono 6x8, sì, quelli che ci sono già, Sara, che tu hai già preso, quello del calendario dell'avvento è un 6x8, sì, e anche gli altri due li ho fatti fare 6x8. Poi ragioniamo sulla misura dopo, che sarà l'8x11 e il 12x12 tendenzialmente. Poi quando avrò un po' più di posto magari facciamo anche 4x4. Il biadesivo da 5 ottavi, allora era sold out l'ultima volta che l'ho cercato, ma puoi fare il trovalo per me così vediamo. Le misure della spirale per la mini cinghia, sai che adesso non mi ricordo, 5 ottavi a Natale, tutte così a Natale puoi. Mi è arrivato il campione del gadget della Fidelity Plus. Lo sto guardando, il colore mi piace tantissimo, lo sto studiando per capire se va bene. Non so, la Fidelity Plus quest'anno costerà un pochino meno e i gadget saranno un pochino più misurati, ma lavoreremo di più sugli sconti, che mi sembra una cosa un po' più intelligente in questo momento. Anticipazione, mi arrivano, Valeria, a breve i campioni. Quando arrivano i campioni ve li faccio vedere e li mettiamo in preordine. Non tanto per il bianco e per il nero, perché sono colori ricorrenti, non saranno marrone, non è marrone. Non lo sono scelta del colore del sito, più o meno. E non tanto per i basic, ma per quello che io userò quantomeno per il December Daily, perché è prettamente natalizio ed è connotato con l'anno 2022.
Come faccio? La Fidelity, Vania, devi andare nel tuo account, cercarla nel riepilogo prodotti ordinati e guardi di quando è l'ordine, semplicemente. Buongiorno, non sto evitando di rispondere alla domanda come stai? Sto, visto giorni più belli. Non mi chiedete che poi qua ho i Kleenex qua. Ma allora, ho pensato che avesse più senso, visto il periodo che si sta affrontando, ridurre un pelino. Allora, il costo della Fidelity serve per garantirsi lo sconto, chiaramente, e paga anche tutte quelle che sono le attività legate intorno ai titolari della Fidelity. Paga i corsi, i tutorial. Tra l'altro, adesso a breve dovrei avere il secondo tutorial pronto per i titolari della Fidelity, e poi ci sarà il terzo. C'è un piccolo gadget in più che mi sono un po' persa via, perché quello di cui avevo ordinato il campione, che mi sembrava tanto carino, in realtà ho una ciofeca e quindi non si poteva fare come no. Quindi paga tutto questo, paga le attività legate prettamente ai titolari di Fidelity, le promozioni, insomma, gli sconti maggiori, paga tutto questo. L'anno scorso ha pagato un gadget molto molto che ha finito con l'essere praticamente equivalente al costo della Fidelity, quindi il gadget del 2002, siamo già nel 2023, sì. Però mi è sembrato più intelligente scegliere un gadget un pochino più piccino, che è comunque molto bello. In realtà, se scelgo questo gadget qui, ha comunque un valore di circa 30 euro, e puntare di più sugli sconti. Ho già in mente che cosa potrebbe essere più interessante proporvi, visto e considerato l'anno che è, mi sembra una roba più furba, più intelligente. Non sei pronta a parlare? Allora, avevo visto anche un gadget bellissimo, ve lo posso dire perché tanto non lo potremo fare, una tazza meravigliosa, ma temo che nonostante il costo fosse assolutamente accessibile, temo che mi arriverebbero tutte in frantumi e che vi arriverebbero tutte in frantumi, quindi no, no gadget, no mug, anche se sarebbe stato tanto bello, ci regali una bolletta della luce, esatto, vai, in virtù di quello. Ho pensato, vabbè, facciamo in modo che quante più persone possibili abbiano piacere di sottoscrivere la Fidelity e diamo un pochino più di sconti invece di dare, no? Cioè, magari poi un gadget che non a tutti può piacere. Cioè, l'idea era un po' quella. Comunque, il gadget, questo qua, si aggira intorno ai 30 euro di costo, quindi cioè, è comunque un bel regalo. Devo testarlo. Devo testarlo. Se la fai allora, se l'hai fatta il 30 novembre, noi mandiamo i reminder generalmente a inizio mese. Questo mese per settembre non l'ho ancora fatto, e le disattiviamo il mese successivo. Se facessi un ordine, sì, la dogana aspetta sempre, ragazze, perché a salvo però ordini al di sotto dei 25 dollari di valore. La dogana è l'IVA, quando voi fate un acquisto all'estero non pagate l'IVA. Negli Stati Uniti è da pagare l'IVA, sì. 716 euro la bolletta della luce, ma per la casa, Tania? Mamma mia. Lo sconto della Fidelity del 2022. Usali, dai tempo finché vuoi, insomma. L'astuccio che conterrebbe, l'idea è che contenga anche alcuni dei nostri tool, insomma, per andare in giro. Mi sembrava carino. Sto testando le cerniere. Vanno stressate un po' perché, cioè, insomma, sono importanti. E che dentro hanno milioni di tasche, questi robi. Vabbè, vediamo. Tania, guarda, quando a me arriva il gas, se vuoi ci riuniamo un attimo e piangiamo un attimo insieme su Zoom. A mangiare a scuola con te? Davvero? Boh, addio, ciao mamma, è stato bello. No, la dogana non è mai compresa nelle spese di spedizione e ti spiego perché generalmente non può esserlo quando ordini in un negozio che non è uno spedizioniere che si occupa di questo tipo di processi, perché in realtà le spese di dogana sono computate a seconda dello stato in cui vengono processate. Le imposte e i dazi doganali che si pagano in Italia sono diversi rispetto a quelli che si pagano per esempio in Germania, quindi la persona che ordina lo stesso kit di AliExpress
si vede processare il computo della dogana in maniera diversa, perché quando tu paghi quello che noi chiamiamo comunemente dogana, è l'insieme di oneri di sdoganamento, i dazi doganali, che sono però la parte minore dell'importo che andate a pagare, e l'IVA, ragazze, l'IVA, la nostra IVA è il 22%. Alla fine, tra una roba e l'altra, è circa il 30% di valore dell'ordine che voi state acquistando, quello che vi viene chiesto di pagare. Purtroppo. Quest'anno niente luci sul labbro, io non ho neanche il posto per farlo l'albero. Sì, Roxana, sto testando le cerniere. Perché mi piace tanto, però vorrei essere certa che le cerniere non si incrustino troppo facilmente, perché dentro ha tutta una tasca e quindi ha tutta una serie di interni. Boh, adesso vediamo. Lo sto testando a batteria. Allora, le spese di spedizione io non ve lo dico neanche quanto pago. Ordinando carta che poi è pesante in grande quantità, insomma, non ve lo dico neanche a quanto ammontano. E la dogana, purtroppo, cioè l'IVA è tanta. L'IVA è proprio tanta. È alta e quindi ovviamente incide tanto. Però, se proprio lo volete, beh, i kit di Ali Edwards, io ho provato a scriverle diverse volte, poi ho smesso. Però non ha i margini, è un'attività piccolina, quindi non vendono a negozi. I dazi sono dall'Inghilterra, sono la stessa cosa, perché in realtà non è tanto da dove arriva, quanto dove arriva. Il paese che incamera, che riceve l'importazione, calcola gli oneri di sdoganamento, il dazio e l'IVA. Non succede niente, Angel, tranquilla, non succede niente perché questo mese non ho mandato la mail, con quello che è successo non sono riuscita a mandare le mail di reminder. Io le disattivo sempre il mese dopo, quindi non vi preoccupate. Testare in video. Però qualche giorno dopo. Sì, puoi rinnovarla tranquillamente. Non sono super fiscale con le scadenze delle Fidelity. Ma lo so che fa dei kit stupendi, lo so. Faceva Ali Edwards, è uno dei motivi per cui ho cominciato a comprare timbri e per cui mi sono piaciuti così tanto i sentiment. Lei aveva questa collaborazione con questa azienda che si chiama Technic Tuesday, che al momento non è più particolarmente in voga. Noi abbiamo tutti i loro prodotti purtroppo in super saldo perché non c'è tanta, tanta richiesta, ma se li andate a vedere hanno dei sentiment meravigliosi e lei faceva questi set adatti a questo tipo di lavoro che lei fa, che non è il solito memory keeping, non è il project life classico, è questa roba meravigliosa che solo lei fa. E c'erano un sacco di timbri fatti con la sua scrittura per Technic Tuesday. Poi questa collaborazione è finita e lei ha iniziato i suoi kit, i kit per il December Daily e quant'altro. Però è un'attività piccola quella di Ali Edwards, e come spesso capita per questo tipo di attività non hanno la possibilità di darli anche ad altri negozi, perché ovviamente non hanno il margine per poterci poi guadagnare qualcosa, detto proprio in economia for dummies. L'astuccio, Roxana, no, è la prova per il gadget della Fidelity, il gadget della Fidelity Plus. Sto testando le cerniere. Una l'ho un po' intruffata, ma credo di essere stata particolarmente dothraki nell'apertura, perché questa qui l'ho intruffata un pochino, perché ha questo qui che chiederò che venga fatto in maniera un pochino più pacata, perché dentro ha una serie di scomparti. Viene a costare tanto, sì, lo capisco. Lo capisco. No, certo, lo capisco. 28 euro di spedizione sono veramente tanti per sì. A me sembrano pochi perché io di solito meno di 200 non ne pago, però ordiniamo altra roba, vedete? Dentro ha tutta una serie di robe, di taschine, quindi adesso lo testiamo comunque. Poi vi faccio sapere, abbiamo ancora un pochino di tempo, tanto la rinnoviamo a novembre, fine novembre, insomma, non vi preoccupate. Vediamo. E allora io adesso vi porto a vedere le cose nuove di Spellbinders, poi vi saluto, poi magari vado a farmi il colore ai capelli che sembro Maga Magò. Non si vede tantissimo, però sembra effettivamente Magamago. Non trovi la scadenza. Devi cercare nel tuo riepilogo d'ordine la Fidelity e vedere quell'ordine lì quando è stato fatto.
solo quello. Poi, in genere io mando la mail, però, quando scade. Non le ho mandate per chi scade a dicembre, però di solito sono abbastanza puntuale nel mandarle, quindi se non ti è arrivata adesso per dicembre, per settembre, non vi preoccupate, appena un attimo di respiro, appena siamo un pochino oltre questa settimana, lo faccio. Questa settimana è un po' impegnativa. Adesso vi porto. Voilà. Allora. Aspettate che tolgo il. Aspettate che tolgo. Eccomi. Allora, sono passata sui dati, dovrebbe essere meglio. No, se la rinnovi adesso avrai il gadget del 2022. Nel momento in cui presentiamo la nuova Fidelity, solo da allora ci sono i nuovi gadget che avrai poi il prossimo anno quando la rinnovi. Diventa così. Il preordine di non lo so, perché di solito non sono mai tantissime referenze della coppia creativa, quindi secondo me no, ma ci mandano tutto domani. Allora, ho preso questi timbrini vintage che vanno giusto bene, saranno perfetti con la mia collezione, perché guardate, postcard, sono perfetti. Aspettate che li sposto un pochino così. Voilà, vabbè, questi sono. Ah no, perché Elisa me li ha messi qua. Allora, questo è colpa di Roxana. Proprio nomi e cognomi, ce l'ha chiesto lei e ci vediamo costrette a prenderne di più. Poi questo qui è quello che è arrivato, era già arrivato l'altra settimana, ma è finito subito ed è sempre il dancing e la vedete, questi qui sono le gambe del personaggio che porta i regali che dondolano. Vedete, ha lo stesso meccanismo del fantasmino e della mummia. Vedete, tutti i pacchetti regali, è delizioso. Cerchiamo di non metterlo fuori posto perché sennò con i codici qua non ci posso rispondere, dopo richiamo. Allora, pupazzo di neve che è rientrato. Rennina, poi la casetta infestata, poi l'embossing folder, che anche questo sul sito e della foto ufficiale è un'immagine completamente diversa. I raggi di sole, ah, poi questo, anche questo è colpa di Roxana. Guardate che bella, e guardate che grande, che stupenda. Voilà. Poi anche questo è di Roxana, c'è Roxana adesso, adios. Adesso Roxana mi banna. Questi sono i palloncini, sono stupendi. Poi è tornata la montagnola degli gnomi. Roxana, è colpa tua, io poi mi sono vista costretta. Questa è la foiling plate, che è bellissima. Poi abbiamo le etichette. Roxana cattiva, esatto. Le palline di Natale, prima o poi giuro che ne ricamerò qualcuna appena mi ripiglio. La mummietta, adoro. Poi qua il Babbo Natale. Poi abbiamo nuovamente questa stella fa i cucciolini, fa sia il gattino che cagnolino, anche se non si direbbe. Poi la fustella dello sfondo, che forse è quella che Vania dice che ha preso in N pezzi. Poi questa è stata esaurita per un po', ma finalmente l'abbiamo riportata. Poi cos'altro c'è? L'ognometto che dondola, è bellissimo. Qui tra l'altro ci possiamo mettere anche un altro, cioè possiamo metterci anche un altro personaggio lì sopra. Poi il fantasmino, è tornato lui. Qualcuno deve pensare di solo, non è che proprio può essere sempre solo colpa mia, ecco. Poi c'è il dancing, il lognometto dancing gnome, che ne abbiamo un po'. Poi c'è la mappa, questa io la voglio assolutamente provare, questa l'avevo già montata credo in qualche momento, non ricordo più se ce l'ho ancora. La bagniamo. Questa qui è la base della macchinina e ha il suo add-on, che però mi sa che è finito. È finito quello di Halloween, quindi non lo posso provare, devo riordinarlo. Lo riordinerò. Ha l'addon di Halloween che è meraviglioso. Queste sono le palline di Natale, cioè, voglio dire, guardiamo che meraviglia. Ne ho prese un po' perché vorrei provarle. Chissà se Elisa me le ha divise, ma secondo me no, l'addon della macchinina non c'è più. Ah, poi ci sono gli embossing folder, questo e questo qua che finalmente forse magari sto giro riesco a provare, quello della Pansexia. E via. Poi
Adesso giro la fotocamera perché di là c'è mamma e le piante non posso far vedere niente. Allora, bagniamola sta rossa. Talvolta è colpa vostra perché ci suggerite delle cose, quindi trovalo per me, poi sono così belle, bisogna assolutamente prenderle, insomma, come si fa? Allora, dunque, io per oggi vi saluto, finito Spellbinder, sì, trovate tutto sul sito, trovate anche alcuni reintegri di Mama Elephant, il 15 mattina poi pubblicheremo le cose nuove, la release di questo mese, io vi aggiorno domani con il tutto, stasera ci sarà la diretta di Coppia Creativa, quindi sapremo, vedremo tutta la release e pubblicheremo il preordine come le indicazioni il 15, ci serve un'agenda, Erika Lupi dove sei? Coordinaci! Io vi ringrazio tutte per tutto, vi mando un grande abbraccio e ci aggiorniamo domani. Ciao, ciao, ciao!